Come dice la legge di Murphy, se qualcosa può andare storto, prima o poi sicuramente andrà storto. Prima di cominciare vi ricordo sempre di farmi sapere se il video vi è piaciuto con un bel like, di commentare, fare domande, ma soprattutto iscrivetevi al canale e dateci un bel supporto. E adesso andiamo a cominciare! Questa volta gli amici della Nitrex sono stati chiamati a completare un lavoro che era stato iniziato con altra modalità. Siamo sul cantiere dell'adeguamento di un viadotto autostradale che prevedeva la demolizione dell'impalcato e la sua sostituzione con un nuovo impalcato in acciaio Corten. Ne abbiamo visti tanti di questi lavori. Purtroppo il lavoro di demolizione che era stato iniziato con modalità meccaniche non è andato come previsto. Questa volta però non vi diremo dove siamo e non faremo riferimento al cantiere o alle aziende coinvolte, perché per quanto non ci sia stata negligenza in quello che è successo, però in ogni caso ci teniamo a tutelare tutte le persone che hanno lavorato e ci teniamo soprattutto a precisare che quello che è successo è insito all'interno della modalità di lavoro che è stata scelta. L'impalcato del viadotto che è alle mie spalle è stato inizialmente demolito da un'altra ditta in modalità meccanica, cioè con degli escavatori che dalla base del viadotto hanno aggredito le travi lateralmente per mezzo di martelloni, cioè di martelli idraulici. Purtroppo in fase di demolizione una delle travi si è spezzata in maniera incontrollata e cadendo ha impattato la pila, danneggiandola. Queste pile devono necessariamente rimanere integre, perché su di esse deve essere realizzato il nuovo impalcato in acciaio Corten. A questo punto si è scelto di cambiare tattica, cioè di passare dalla demolizione meccanica alla demolizione con esplosivo per preservare le pile e poter continuare così il lavoro. Ma vediamo adesso nel dettaglio cosa è andato storto, cioè cosa è accaduto. A raccontarcelo questa volta è Gianluca, un ingegnere della Nitrex, che ci dirà esattamente qual è stato il cinematismo di caduta della trave e il danno che ha provocato alla pila. Si stava eseguendo una demolizione di tipo meccanica controllata dell'impalcato, con un mezzo meccanico che era posto alla base dell'impalcato a distanza di sicurezza dallo stesso e stava aggredendo la trave laterale, quindi cominciando dalla trave di bordo meccanicamente con martellone, rompendo dapprima l'anima e poi si passava ai bulbi superiori ed inferiore. Quando si è arrivati a demolire la trave centrale, una volta demolita l'anima, si è spezzata in modo incontrollato, cadendo per terra con la punta, impattando a terra con la punta e quindi con la testata della trave che è andata poi a cascare sulla pila, danneggiando la pila stessa. Quello che ci apprestiamo a fare ora è una demolizione con uso di esplosivo controllata, facendo in modo di realizzare delle cerniere con l'esplosione simultanea alle due testate delle travi, in modo da, una volta cernierizzato l'impalcato, questo viene ridotto in lunghezza, scende parallelamente al suolo e così da preservare le pile da eventuali danneggiamenti. Ora è evidente che lavorare in queste condizioni non è affatto facile, quindi a questo punto i tecnici della Nitrex, per poter operare sopra l'impalcato, devono essere necessariamente messi in sicurezza con degli apprestamenti particolari. Come potete vedere ci sono delle gru, vere e proprie gru, quella probabilmente è una 100 tonnellate, che tiene sospesa il Brock, cioè il demolitore telecomandato, e un'altra gru, un merlo per meglio dire, quindi un sollevatore, tiene sospeso invece l'operatore per mezzo di un'imbragatura e di un cordino. Questo si rende necessario perché nel malaugurato caso in cui l'impalcato ceda improvvisamente, sia l'operatore che la macchina operatrice rimarrebbero appesi e quindi rimarrebbero incolumi da qualsiasi danno. Ovviamente tutto questo non è a costo zero. Operare in questa maniera rallenta di molto le operazioni. Allora, come possiamo vedere, la trave impattando contro la pila ha provocato, oltre a quella lesione
localizzato, quello sfondamento localizzato, anche un distacco di parte del pannello della pila e anche delle lesioni lateralmente alla pila stessa, lesioni che sono prevalentemente dovute a sforzi di taglio. Queste lesioni ovviamente verranno tutte ripristinate prima di procedere all'intervento di rinforzo della pila stessa. Come potete immaginare, dal momento che questa volta la missione è salvaguardare una struttura la cui integrità è stata già compromessa, il monitoraggio delle vibrazioni indotte dalla detonazione è particolarmente importante, anche più del solito, e infatti sono stati installati diversi sismografi, uno per ogni pila interessata alla demolizione, quindi sia su questa pila che è qui accanto a me che sull'altra che è dietro. Qui siamo di fronte a uno di questi strumenti, dove qui possiamo vedere il sensore che è saldamente ancorato alla struttura per mezzo di questi tasselli espansione e di questa fascetta che lo tiene perfettamente adiacente al calcestruzzo, e qui possiamo vedere invece la cassetta che contiene al suo interno il sismografo vero e proprio. È evidente che questa non sarà una delle demolizioni più spettacolari che abbiamo visto, ma sarà un'ottima occasione comunque per comprendere la differenza tra le diverse tecniche, ma anche per comprendere cosa può accadere quando si opera in maniera non perfettamente programmata. Non ci rimane che aspettare domattina e vedere come andrà a finire. Quindi appuntamento all'alba. Buonanotte! Ci siamo, è l'alba. Tra pochi minuti sarà tutto pronto per procedere con lo sparo. Vediamo come andrà a finire. Fuoco! Questa volta il risultato non era scontato e invece anche stavolta è andato tutto secondo i piani. La pila è ancora in piedi, che è la cosa più importante, ma non solo, anche l'impalcato è caduto esattamente come da progetto, sembra una simulazione, invece no, è realtà. E adesso l'ingegnere della Nitrex, Gianluca, che si chiama come me, ci spiegherà nel dettaglio come è venuto giù l'impalcato. L'impalcato è venuto giù come da progetto, con la formazione contemporanea delle due cerniere all'estremità dell'impalcato, in modo da allontanare le testate delle travi dalle pile, così da preservarne la loro integrità. Per cerniera intendiamo questo, un tratto di trave che al momento dello sparo praticamente sparisce e quindi permette a tutto l'impalcato di piegarsi. Questa testata si è piegata proprio da manuale, sembra un disegno tecnico. Vedete quanta distanza c'è tra la testata della trave e la pila? Quindi il danneggiamento della pila è impossibile. Questa mattina la tensione era alta, però fortunatamente anche stavolta è andato tutto bene. A questo punto non ci rimane che salutarci, ovviamente vi saluto io, ma soprattutto gli operai, i tecnici e gli ingegneri della Nitrex. E a questo punto al prossimo video, arrivederci! Vado. L'impalcato del viadotto che è alle mie spalle, no. Ripeto perché ci fa scalare proprio la mosca davanti. È accaduto quello che di solito non va bene. Riproviamo. E come potete vedere, qui abbiamo il sismografo, il sensore. Monitorare il monitoraggio del monitoraggio delle monitori, dei monitor, è particolarmente monitorevole. Porca c***a, la cui integrità è stata già compromessa. Monitorare... che cosa? Il viadotto che è alle mie spalle è stato demolito inizialmente? No, vado dritto. L'intervento che ha interessato il viadotto che è alle mie spalle? No. Una cosa? No. Fermo, riparto. Quest'altra tre...
Vedete quanta distanza c'è dalla pila? No, non lo potete vedere perché la pila non è inquadrata. Che c***o dico? Basta, non lo faccio più.